Il Movimento 5 Stelle si erge a paladino delle buone amministrazioni, però ci sono delle situazioni amministrative davvero tristi sotto l'aspetto proprio dei risultati. Roma. No, non parlo di Roma, quello è un fallimento, è un aborto, ma se parliamo di altre situazioni tipo Mottola e Ginossa, dove le iniziative culturali sono state quasi cassate, beh, non potete dirvi maestri quanto ad amministrazioni locali. Ma io so che per esempio a Ginossa hanno recuperato 7 milioni di euro di buco di bilancio, hanno fatto partire una... Le tradizioni storiche cancellate e poi costavano poco. Le tradizioni storiche vanno sicuramente di pari passo con il recupero prima di tutto dei buchi di bilancio che ci lasciano sempre altre amministrazioni, sì, vabbè, ma, guarda un po'. E poi altre opere che sono partite proprio come la ricostruzione. A Mottola dopo 50 anni è finita e morta miseramente la mostra internazionale di pittura. A Mottola hanno avviato la raccolta differenziata e nel giro di 2 mesi sono arrivate al 65%. Sì, ma io parlo di una cosa e lei mi risponde su un'altra. Perché io ti dico i risultati concreti che vogliono i cittadini. Sicuramente la cultura è una cosa fondamentale e le amministrazioni lo dimostreranno, però bisogna giudicarla nell'arco dei 5 anni. E a Roma salta la tappa del Giro d'Italia per le buche, non lo dico io. Sì, però a Roma fanno la prima edizione della Formula E di energie, di macchine. Però salta elettriche. Il Giro d'Italia, si vende il sole per comprare la luna. Non tutto è possibile, Luigi, però io preferisco sicuramente la Formula E rispetto a tante altre iniziative.